Quindi, ok, perfetto, perfetto ragazzi, iniziamo. Ringrazio tutti quelli che sono qui ad assistere la lezione, come abbiamo fatto la volta scorsa, io vi ringrazio e iniziamo la registrazione. Grazie a tutti, quindi 3, 2, 1, action! Ciao a tutti ragazzi per una nuova lezione col maestro Corvi qui all'Accademia Scacchistica Romana. Io ringrazio tutti quelli che sono qui ad assistere e soprattutto il maestro per tenere questa lezione. Io passo la parola a lui e lo microfono, quindi già l'altra volta l'abbiamo fatto, adesso microfono il maestro Corvi, secondo solo. Quindi, vediamo. Stavolta è più difficile. Ok, allora. Perfetto, stavolta va benissimo. Io vi ricordo ragazzi che se volete continuare a supportare il canale del Cobra, mettete un like al video e un'iscrizione se vi è piaciuto. Io, detto questo, lascio la parola a Marco. Grazie Marco e vediamo la lezione ragazzi. Ok, buonasera a tutti. Allora, stasera parleremo insieme del vantaggio di spazio. E come sapete, nella partita a scacchi il vantaggio di spazio, lo spazio, è un elemento importante. Però non sempre, come vedremo, è un elemento positivo, bisogna fare attenzione. Ma che cos'è il vantaggio di spazio? Come possiamo, diciamo, capire di cosa si parla? Per esempio, nel finale, se ho una situazione di 4 pedoni contro 3, ho quella che si dice una maggioranza di pedoni. 4 pedoni contro 3, ho un pedone in più ed è naturale che avanzando questi pedoni mi crea un pedone libero. Quando ho un vantaggio di spazio è possibile creare un pedone libero anche in una situazione in cui non c'è una maggioranza di pedoni. In questa situazione qui, 3 pedoni contro 3, ma i pedoni bianchi sono così vicini alla promozione, questo ecco, i giocatori più esperti conoscono bene questo tipo di situazione, però per i meno esperti non è così ovvio, il pedone bianco avanza nel centro, e se il nero mangia, il pedone bianco avanza al lato e ora vedete che un pedone bianco è passato. Questo funziona solo perché naturalmente i pedoni bianchi sono più vicini, più avanti rispetto ai pedoni neri. Ok? Vedete che anche in caso di cattura da questa parte, allora giochiamo C6, e poi A6, e in questo caso il bianco si fa un pedone libero. Se questo vantaggio di spazio non c'è, cioè se i pedoni bianchi sono più indietro, questa storia non funziona. Allora, il punto è che il vantaggio di spazio lo prendiamo sin dall'inizio della partita. Possiamo giocare l'apertura già per cercare di prendere un vantaggio di spazio, che poi dobbiamo andare, diciamo, a capitalizzare. Rimettiamo la posizione iniziale. Ci sono molte aperture che giocano per il vantaggio di spazio, per esempio la difesa estindiana, la difesa francese. Adesso vedremo un esempio. Ok. Difesa francese, variante di spinta. Il bianco ha in questa posizione un vantaggio di spazio, cioè ha più spazio del nero. Tuttavia, ha in un certo senso ceduto un tempo all'avversario, perché il bianco ha mosso 2 pedoni 3 volte. Il nero invece ha mosso 2 pedoni 2 volte. E adesso il nero può, per esempio, muovere un pezzo oppure muovere un altro pedone. Quindi il nero ha mosso 3 pedoni, il bianco 2. Che succede? Che il bianco ha trasformato
la sua mossa, il di vantaggio, in un maggior spazio. E poi bisogna vedere che cosa ci facciamo. Una fantasia futura potrebbe essere arrivare a una posizione simile a quella che abbiamo visto prima. Ma il vantaggio di spazio funziona bene se abbiamo tanti pezzi. Perché se invece ci sono pochi pezzi, per esempio in un finale, potrebbe essere addirittura negativo e complicato difendere il maggior spazio che abbiamo. Per esempio, difesa Liegin, una delle mie difese preferite, il primo libro di scacchi che ho letto, casualmente, è stato proprio un libro sulla difesa Liegin, pensate, e allora l'ho giocata per tanti anni. La difesa Liegin è una difesa che provoca l'avanzata dei pedoni del bianco, gli dice proprio, dai, vieni avanti, no? Chi la gioca qua? Valerio? Qualcuno la gioca. E questa è una delle possibilità, si chiama attacco dei quattro pedoni, il cavallo gira per tutta la scacchiera, si tira addosso tutti i pedoni del bianco, e qual è l'idea? Il bianco dice al nero, dice, tu hai perso dei tempi perché hai mosso tante volte il cavallo. E il nero dice, sì, io ho mosso il cavallo, ma tu hai mosso solo pedoni, e hai preso spazio, ma sei sicuro che poi tutto questo spazio lo potrai, diciamo, difendere? E questo, naturalmente non c'è una risposta a questa domanda, perché altrimenti non si giocherebbe questa difesa. Vince chi riesce, diciamo, a far valere le sue ragioni. Ok, adesso vedremo tutti questi concetti, cercheremo di vederli insieme nella pratica, attraverso una partita importante a Liegin-Nimzowicz, giocata nel 1930 in Italia. Qual è un posto famoso dove si giocava nel 1930 in Italia? Sanremo. Ottimo, a Sanremo. A Sanremo in quegli anni c'era un torneo una volta l'anno, che era uno dei tornei più importanti. E quindi abbiamo questa partita a Liegin-Nimzowicz. A Liegin era bianco. Ed eccoci appunto difesa francese, il bianco potrebbe giocare la variante di spinta, oppure come in questo caso decide di giocare cavallo in c3. Il nero gioca alfiere in b4, è una possibilità, e il bianco gioca pedone c5, quindi una situazione in cui il bianco prende spazio. Il nero gioca c5, quindi il bianco ha utilizzato il suo tempo di vantaggio, anche possiamo dire la sua iniziativa, per prendere più spazio. A questo punto il bianco gioca alfiere di 2. Questa è una linea un po' minore, normalmente qui si gioca pedone in a3 e dopo alfiere prende, pedone prende. Abbiamo una situazione dove chi ha la miglior struttura di pedoni? Naturalmente il bianco ha una struttura di pedoni rovinata, vedete, pedoni doppiati, pedone isolato, ma il bianco come compenso che cos'ha? Ok, avete detto tre cose, centro, spazio e coppia degli alfieri, sono vere un pochino tutte e tre, perché questo vantaggio di spazio appunto porta a un avanzamento nel centro e certamente c'è anche la coppia degli alfieri. Ma anche, insomma, avere una struttura di pedoni danneggiata non è proprio facile poi da gestire. Aliekin decide appunto di non accettare questa variante, gioca alfiere di 2. Questa qui è una continuazione, diciamo, considerata secondaria, ma non per questo, diciamo, cattiva. Il nero gioca cavallo E7 e qui... Se prende in C4, in B4, cavallo B5. Se prendesse... Sì, l'idea del bianco in questa situazione è giocare poi cavallo B5. E l'idea è cambiare questi alfieri, questo alfiere, per poter poi avere accesso alla casa D6 debole. L'idea, diciamo, è interessante
Infatti poi dopo cavallo E7 il bianco gioca proprio cavallo B5. Il nero alfiere per D2 scacco, il bianco nonno per D2 e il nero fa arrocco corto. Secondo voi il cambio dell'alfiere campo scuro, questo è l'alfiere che è stato cambiato, a chi è convenuto, al bianco o al nero? Al bianco. È l'alfiere che è cattivo. Perché lascia la casa a D6 che è vero. Allora, in realtà c'è anche, diciamo, un contrappeso a questo, nel senso che il cambio di questo alfiere il bianco cambia il suo alfiere cattivo, cioè l'alfiere dello stesso colore dei propri pedoni bloccati, con l'alfiere buono del nero, cioè l'alfiere che è di colore diverso a quello dei propri pedoni. Alfiere cattivo perché questi pedoni lo bloccano, l'alfiere buono era quello campo scuro che è stato cambiato. Quindi questa è una cosa buona per il bianco. Ma di buono per il nero cosa c'è? Che il nero ha meno spazio. Avendo meno spazio, il cambio dei pezzi lo aiuta, lo avvantaggia. Quindi c'è anche questo aspetto. In generale, qui più pezzi si cambiano e più il nero comincia un po' a muoversi meglio. Il nero giocò a rocco, ok. Il bianco giocò pedone C3. Occupare la casa D6... non è, diciamo, al momento particolarmente efficace, potrebbe anche essere non una buona mossa, troppo presto, non porta a niente nell'immediato. Il bianco decide di giocare pedone in C3 e qui il nero gioca pedone in B6 perché vuole far funzionare il suo alfiere cattivo. E ora il bianco giocò pedone F4, è una possibilità. Quando la posizione è sana e buona ci sono sempre varie possibilità. Siamo in una fase più o meno iniziale della partita in cui bisogna, diciamo, portare avanti i pezzi e anche un pochino la struttura dei pedoni. Alfiere A6, cercando di tirare un po' fuori l'alfiere. Il bianco gioca cavallo in F3. Il nero gioca donna in D7, il bianco sostiene il cavallo con A4, il nero gioca cavallo in C6, più o meno i due giocatori stanno, diciamo, tirando fuori i pezzi. Qui sono possibili varie idee. Il bianco giocò pedone in B4. L'idea di questa mossa è forzare, diciamo, il nero qui a prendere una decisione. Vedete che c'è una possibile idea anche di possibile forchetta in alcuni casi, no? Il nero potrebbe anche, diciamo, chiudere tutto con C4, però si esporrebbe poi a un movimento del cavallo e possibile forchetta, o anche a un gioco del bianco da questa parte con questo affiancamento. Spesso mettere un pedone a fianco al pedone più avanzato che abbiamo è una cosa positiva. Naturalmente non è possibile nell'immediato, parlo di un piano più, diciamo, a lungo termine. Ma dopo pedone B4, il nero Aaron Nimzowicz, fortissimo giocatore, moltissimi hanno letto il suo libro Il mio sistema, moltissimi della mia generazione, perché una volta non c'erano tantissimi libri di scacchi, c'era solo la collana della Murzia e era questo uno dei libri da leggere, no? È un libro, diciamo, molto, diciamo, se ne è parlato molto nel bene e nel male. Alcuni dicono un libro fantastico, altri dicono l'ho letto e non ci ho capito nulla, però per colpa sua. No. E allora, dopo, pedone prende, Nimzowicz toglie l'alfiere e gioca alfiere B7. Vedete che dice perché ha fatto alfiere B7? La forchetta non la poteva certo fare.
Sì, ma una caratteristica di questi grossi giocatori, grossi campioni, è che anticipano, ti tolgono proprio le idee d'attacco prima ancora che tu riesci a farle. Gioca alfiere B7. Perché secondo voi non gioca alfiere per B5 a per B5? Non pensate che ora la struttura di pedoni sarebbe migliore per il nero? Torna la colonna bianco. A ben guardare la struttura di pedoni non è. Certo, Marta, certo. La struttura di pedoni è solo apparentemente migliore per il nero, perché è vero che il bianco ha dei pedoni doppiati, ma la domanda è più debole B5 o A7? Questi pedoni sono sani, ma il pedone A7 è indietro, arretrato, ed è molto più debole. C'è pure un altro fattore, oltre che A7 debole, il cavallo C6 non ha un posto dove andare poi. Certo, perché poi c'è tutta... E poi ci sono naturalmente... Certo, ci sono diciamo poi anche i pezzi da piazzare, e qua il nero vedete che soffre vantaggio di spazio del bianco, molto importante, qua il nero è a corto di spazio, non può giocare così, quindi attenzione, è importante, pedoni doppiati sono una cosa negativa, il pedone isolato è una cosa negativa, il pedone arretrato, ma sempre valutiamo nel complesso, no? Sì, i pedoni doppiati sono una cosa negativa, ma questa particolare formazione così avanti, vantaggio di spazio del bianco, è ok per il bianco. E infatti il... Una domanda, sì. Beh, diciamo che la posizione del nero, il nero già è sofferente in questa posizione, è già, diciamo, in svantaggio. Perché effettivamente se deve tornare indietro questo alfiere è cattivo. Forse poteva pensare di catturare prima, molto prima, questo cavallo, quando ancora il bianco non aveva spinto i pedoni. A questo punto Aliekhin entra in D6. Questa mossa al momento non è particolarmente minacciosa, però insomma il cavallo lì non è molto piacevole avere questo cavallo dentro casa. Tra l'altro vedete come appoggia anche queste possibilità. Il nero gioca F5 cercando di farsi un po' di spazio e anche toglie al bianco queste idee che non sono al momento possibili, ma in futuro chissà, potrebbero, no? Ok, pedone F5. Naturalmente la presa en passant non ha senso, perché si perde il cavallo anche se poi rimangia di lama, e a questo punto il bianco gioca una mossa molto interessante, gioca pedone A5. Che vuol dire questa mossa? Che sta facendo? Sta prendendo spazio, è il tema di oggi, sta prendendo spazio. Prendere spazio è in generale una cosa positiva, attenzione a non cambiare troppi pezzi, perché poi lo spazio lo dobbiamo pure, diciamo, tenere, no? In termini calcistici parleremo di contropiede. B5 darebbe al cavallo un futuro interessante. A5, sì, diciamo che il bianco la casa B3 la difende, e però la casa C4 sarà sempre possibile, no? Diciamo cavallo A5, il bianco farà una mossa per evitare il doppio, e poi vedete il cavallo potrebbe per esempio andare in C4, o anche stare qua, però continuando a minacciare un salto in B3 e il controllo in C4. Allora A5 l'idea è, sì, dopo magari avanzo anche B5, no? idee di questo tipo, prende spazio. E non è facile giocare come sta giocando il bianco, perché quando andate così ad avanzare e prendere spazio dovete bilanciare il fatto che quando mandate avanti i pedoni, muovete i pedoni, state dedicando meno attenzione allo sviluppo. Vedete che il bianco qua è rimasto un po' indietro. Quante partite perdiamo per aver arroccato troppo tardi? Per aver atteso troppo a sviluppare. Quindi insomma sembra facile, ma andiamoci piano,
lo sviluppo è sempre molto importante. Qui il bianco è un grande campione, Allegri, insomma, non ha certo bisogno di presentazioni. Il nero gioca cavallo C8 perché vuole togliere di mezzo quel cavallo. Adesso c'è la mossa, secondo me, più difficile della partita. Se tu mi dici, Marco, ma tu tutte queste mosse fino a questo momento le avresti fatte? Dico, ma non lo so, però insomma le capisco. Dico, ma forse, chissà, però avrei potuto, no? Con un po' di fortuna. Ma invece la mossa che fa adesso è una mossa difficile da fare, secondo me, anche per un maestro, per un esperto giocatore col bianco. Ecco, a voi la mossa con il bianco, se siete a casa e seguite questa lezione da casa, potete sicuramente qui in questo momento magari mettere in pausa il video e pensare un attimo alla mossa che giocereste con il bianco, che adesso andiamo a vedere insieme. Che avrà fatto il bianco? A6? A6 è possibile, ma dopo cavallo per D6, pedone prende, cavallo per B7 e perde un pedone. Cavallo per F5. Allora, il bianco in questo momento... La mossa che ha giocato è cavallo per B7. Questa è una mossa che tanto più il giocatore è esperto, tanto più è difficile da trovare, perché un maestro, un giocatore esperto, ha visto e conosce tante partite in cui l'alfiere cattivo porta alla rovina il suo, diciamo, possessore, e invece qua Liegin prende e scambia il suo cavallo pezzo più forte. Certo, è vero che adesso se ne doveva andare o lo doveva scambiare, ma questo è il suo pezzo più forte con questo che è il pezzo che ha minori prospettive del nero. Allora, vediamo adesso due cose. Prima cosa, perché fa questo? E seconda cosa, come si fa a pensare a una mossa del genere? Allora, perché fa questo? Fa questo perché prende ancora spazio. Spazio, vantaggio di spazio. È vero che gli cambia un pezzo, ma prende ancora vantaggio di spazio. Come facciamo a pensare a queste mosse? Ho letto un po' di tempo fa un commento interessante a proposito di situazioni simili. Quando giocate la partita e valutate un cambio, una cattura, eccetera, eccetera, non dovete pensare ai pezzi che si scambiano, ma a quelli che rimangono. Cioè, una mossa del genere non è che non la faccio perché questa è forte e questa è debole, la faccio o non la faccio a seconda di quello che penso della posizione risultante. Sembra, diciamo, banale, ma apre la porta a determinati ragionamenti, perché altrimenti questo è un cavallo fortissimo che si cambia con un alfiere che ha poche prospettive. Ma perché? Perché a Liegin piace questa posizione. Pedone A6 e Ninzovic gioca donna F7. E lo usiamo, e quindi dove lo mettiamo? Certo, in B5. Attenzione, perché questa mossa sarebbe, dal punto di vista dello spazio, una vittoria di Pirro, perché permetterebbe al cavallo di sgusciare via, no? Invece vedete, alfiere B5, il cavallo rimane lì e il bianco lo vuole mettere in crisi. Il nero lo difende con cavallo E7. Questa posizione è già compromessa per il nero. Il bianco finalmente gioca l'arrocco. Siamo alla mossa 19. Attenzione, no? È vero che, insomma, diciamo che normalmente l'arrocco, ma l'arrocco va fatto molto presto quando la posizione è aperta. Ricordiamo che 25 minuti, ricominciamo, 3, 2, 1, action. Che in questa situazione qui il bianco ha un vantaggio di spazio e il nero quindi è in difficoltà. Come? Dimmi Luca. Tocca al nero.
Siamo in conferenzione. Il nero ha giocato donna F7, il bianco ha fatto arrocco corto. Se invece di arrocco corto facciamo cavallo G5, il nero potrebbe giocare donna G6, per esempio, no? Arrocco corto, ecco, dicevamo l'arrocco fatto il prima possibile. No, l'arrocco è una mossa che va fatta quando è necessario, perché serve per mettere al sicuro il re, ma perde una mossa. Perde una mossa attiva che si può fare per portare avanti un piano, sviluppare pezzi, eccetera, eccetera. Quindi è molto importante fare l'arrocco al momento giusto. Spesso ai giocatori principianti si dice arroccate il prima possibile, vi levate il pensiero, però il mio consiglio è di correre dei rischi e cercare di arroccare al momento giusto. Il nero giocò H6, il bianco inizia a premere sulla colonna C, il nero cerca di difendere il cavallo, il bianco raddoppia, il nero difende, vedete che è chiaro che la questione è il cavallo, la colonna C è fondamentale perché è l'unica colonna aperta, quindi una vera e propria via di comunicazione tra lo schieramento del bianco e lo schieramento del nero. E a questo punto qui, vedete, il nero si difende e qui c'è la manovra che chiude la partita. Vedete che sul cavallo abbiamo 1, 2, 3 attacchi e abbiamo 1, 2, 3 difese e presto anche la quarta difesa. Il bianco vuole portare un altro attacco sul cavallo. Quale sarà il pezzo che darà un altro attacco? Naturalmente la donna. Ottimo, ottimo, il cannone di Aliekhine. Qui Aliekhine usa la tecnica che ha preso, prende da lui il nome, il cannone di Aliekhine, che Aliekhine ha utilizzato in varie partite. Che cos'è il cannone di Aliekhine? È quando mettiamo davanti le torri e dietro la donna. Il pezzo meno importante è dietro, tranne situazioni in cui c'è scacco matto che va davanti, no? Ma qua, questo si chiama il cannone di Aliekhine ed è una formazione molto particolare che è importante da conoscere perché vedete che se metto la donna davanti poi non la posso utilizzare perché è il pezzo che vale di più invece dietro. Allora, questo cannone di Aliekhine ha così, diciamo, solleticato la fantasia di tutti che pensate che esista addirittura un gruppo musicale che si chiama Aliekhine Guns. Sì, sì, un gruppo musicale. E anche un videogioco che si chiama Aliekhine Guns. È incredibile, potete ricercare, cercare e vedere, trovate facilmente. Forse sì, non ha fretta. Non ha particolare fretta e gioca ora torre C3, il nero fa donna D7, torre C2, re F8, donna C1, Aliekhine Gun, cannone di Aliekhine. Ci sono varie partite di Aliekhine in cui usa questa tecnica e a questo punto qui il nero è totalmente paralizzato, non si può più muovere perché vedete che tutti i pezzi attaccano qui, ci sono 4 attacchi, 4 difese, se muove il cavallo perde questo. La donna può solo qua fare su e giù, le torri non si possono muovere, può muovere poca roba, ma come chiudere la questione? Col cavallo. Alfiere a 4, B5, spostiamo l'alfiere e... il nero è finito, non può fare nulla. L'unica cosa che ha trovato da fare è B5, dice ti cedo un pedone, ma almeno la faccio io. Ma il bianco cattura, re, alfiere a 4, re C7, il re arriva in tempo a difendere la torre, ma a questo punto il bianco fa una mossa molto semplice, fa H4. Problema, il nero ora deve muovere. E cosa muove? Sì, può fare qualche mossa di pedone, poi le mosse di pedone finiscono. Donna E8, c'è B5, non può muovere il cavallo perché perdi qua. Quindi non può muovere la donna, non può muovere il re perché dopo B5 perdi la difesa di C7, non può muovere nessuno dei due cavalli. H4, e il nero può fare una mossa di pedone e poi c'è tutto finito.
Esatto, finisce le mosse dei pedoni. Viene partita. Zuzwang. Zuzwang significa quando che perdi perché devi fare una mossa. E quindi Zuzwang. Zuzwang nel medio gioco. Nel finale, nel medio gioco è raro, tant'è che questa partita è anche nota come una delle immortali dello Zuzwang. Va bene. Io spero che, insomma, sia stata interessante, vi dia degli spunti di abbandonato così, dopo H4, fine, perché dice non c'ha mosse. Qualsiasi cosa tocca, perde. Grazie. Vabbè. Rientriamo in camera, ti prendo il microfono, Marco. Prego. Quindi io ringrazio tutti voi per essere stati presenti nuovamente, ringrazio Marco per la lezione illuminante sulla partita che non conoscevamo, grazie. E quindi io vi ricordo che Marco, per chi non avesse seguito il video precedente, invito a vederlo, il video della lezione precedente. Marco Corvi è un forte maestro FIDE che si occupa di insegnamento, conosciuto sia a livello romano che a livello nazionale, quindi se volete vedere il video precedente potete andarlo a vedere nella playlist. Detto questo, Marco organizza anche delle lezioni collettive, quindi se avete la voglia di venire e conoscere Marco di persona potete farlo all'Accademia Scacchistica Romana che ci ha ospitato, diamo tutti i riferimenti in descrizione, comunque via Luigi Pulci 14 a Roma. Marco tiene queste lezioni tutti i lunedì sera, quindi se volete venire a conoscerlo potete venire il lunedì sera ad assistere alla lezione, oppure fare con lui, entrare nei suoi gruppi di lezioni collettive, oppure contattarlo proprio per una lezione anche privata. Detto questo, io lo ringrazio per il tempo che ci ha concesso, ricordo a tutti quanti che se volete contribuire al canale a far sì che porti sempre questi contenuti, vi chiedo di mettere un'iscrizione e un mi piace al canale. Detto questo, grazie mille a tutti per la pazienza che mi avete dimostrato, grazie a tutti. Grazie, alla prossima ragazzi.